a tutte, benvenute in un altro video. Oggi è un video un po' diverso dal solito perché fonte di ispirazione di questo mio video è stata un'altra YouTuber che seguo, che si chiama Rita64. Chi non la conosce, invito a seguirla perché fa dei video rilassanti, scova sempre delle novità per quanto riguarda i profumi e lì voglio arrivare. Ho visto il suo penultimo video, mi sembra che sia il penultimo, sui profumi, di Oriente. Comunque, prima di iniziare, vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, lasciarmi qualche like di supporto e attivare anche la campanellina per ricevere le notifiche ed essere avvertite ogni qualvolta esca un mio nuovo video. Allora, stavo dicendo che ho visto questo suo video dove lei faceva vedere la sua collezione di profumi d'Oriente. Io non ne possedevo neppure uno. In passato forse qualcosina mi era stata data, però ero fissata in quel periodo con Alien, quindi da Alien non uscivo. Niente, mi ha invogliato, ovviamente io non posso descrivere i profumi come te, Rita, perché non ne capisco niente. Sono amante dei profumi, ma non saprei proprio dire come te le diverse note, insomma, le caratteristiche del profumo. Quindi non parlerò di questo nel mio video. Semplicemente li ho appena acquistati. Ne ho trovato uguali ai tuoi 4. Erano in promozione e li ho acquistati a 2,50 € l'uno. Mi sembra che il prezzo pieno fosse 4 euro. E ne ho voluti prendere altri 4. Ovviamente non li ho provati, mi sono fidata di quelli che sono riuscita a reperire tuoi e poi ne ho voluti prendere appunto per il prezzo altri 4. Ho in mente di fare un giro per vedere se riesco a reperire anche quello talcato che facevi vedere, insomma altri. Procedo, quindi faremo in questa maniera. Vi faccio vedere prima i 4 che sono riuscita a reperire uguali a quelli di Rita e per le caratteristiche di quelli vi invito a seguire il suo video che vi scrivo qua, vi scrivo il nome del suo canale qua in alto a sinistra e senz'altro sarà più esaustiva. Io mi limiterò a spruzzarli e a sentire il profumo dei 4 suggeriti da lei e dei 4 che invece io ho voluto prendere in più. Niente, procedo. Allora, il primo profumo che Rita fa vedere di quelli che sono riuscita a reperire, mi cambio un attimo gli occhiali, altrimenti non vi faccio vedere niente. Quindi il primo profumo che sono riuscita a reperire è questo, Orchidea della Cina. Ed è questo qua, che appunto lei ha nella sua collezione. Non l'ho ancora sentito, quindi lo sentirò. Mi limiterò a dire se è buono, se non è buono, non so neanche dire se è dolce, cioè proprio sono inesperta, ma amante veramente dei profumi in generale, quindi posso riconoscere magari un profumo che posso aver utilizzato e credetemi, ne ho utilizzati parecchi. Allora, il primo che è questo, scusate, mi stava praticamente invadendo le narici. Dicono tutti, una volta che lo spruzzi, cerca di attendere, ma la fretta ho voluto subito annusare. Non voglio passarmi il braccio perché dovrò spruzzarmene 8 e dopo non capirò realmente niente. Questo non è male. Mi posso sbilanciare senz'altro. Alla fine, forse alla fine sarò costretta a spruzzarli nel tappino perché sennò non ci capirò niente, però. Allora, questo come profumo mi piace, non posso dirvi, io sono un po' un amore a prima vista, cioè.
Io quando sento un profumo deve colpirmi proprio nell'immediato. Come profumo è buono, quindi è chiaro ed è sottointeso che io questi profumi li utilizzerò tutti. In linea di massima, se proprio uno di questi profumi non dovesse piacermi, ma proprio zero, allora lo potrò utilizzare o come profumo ambiente, oppure sapete che io mando le rose di carta negli acquisti fatti su Depop, eventualmente posso vaporizzare quello piuttosto che un altro profumo. È ovvio che non li getterò e che li utilizzerò in un modo o nell'altro tutti. Allora, sta passando un po' più di tempo e mi sta piacendo di più rispetto a quando l'ho spruzzato, però non mi sento ancora non è senz'altro un profumo che mi ha colpito subito, cosa che invece già questo vi dico che mi sta piacendo. Me lo spruzzo nell'altro braccio. Quindi il secondo è Fiore del Dragone. Questo vi dico già mi piace, vi dico un profumo che mi ricorda, ovviamente di primo acchito, spruzzato così, e da una che non è un'intenditrice. Ho fatto una breve interruzione perché io i video li guardo sempre dall'inizio alla fine, magari li posso guardare in due volte se vengo interrotta o sono al lavoro o sto facendo dell'altro, però appena l'ho sentito questo qui mi ha ricordato tantissimo un profumo. Prima di dire, sono andata a vedere se Rita avesse detto a cosa somigliava ed ho pienamente ragione a lei, mi ricorda davvero Hypnotic Poison. L'ho utilizzato e vi dico che lo ricorda soprattutto come primo, proprio appena viene vaporizzato. Poi, mentre diciamo, va via, diciamo, questa scia del profumo, ha qualcosina che lo ricordi. Insomma, io come primo, come prima impressione, vi dico che mi piace perché è un profumo che amo. E quindi sì, questo promossissimo. Andiamo nell'altro che fa vedere Rita, che è questo. Ha ragione lei, i pack di questi profumi sono meravigliosi. E per chi è amante dei profumi ed è in crisi alla ricerca del suo profumo preferito, secondo me è un giusto compromesso tra qualità e prezzo. Non conosco la persistenza, però parliamoci chiaro, io ho dei profumi di nicchia pagati un occhio della testa, cioè ho finito, e che praticamente vaporizzavi e già dopo un'ora il profumo neppure la traccia. Quindi, se anche fosse così, stiamo parlando di un profumo che a prezzo pieno, dove l'ho acquistato io, veniva 4 euro e l'ho preso pure in promozione a 2,50 euro. Stiamo parlando di 100 ml, io pensavo anche che fosse più piccolina, non ci avevo fatto caso. Cioè, possiamo toglierci degli sfizi, provarli un po' tutti e una volta che individuiamo quello che ci piace di più, può anche diventare il nostro profumo. Per chi si fa il bagno come la sottoscritta, non diventiamo povere per un profumo. Quindi proviamo questo qua. Questo qui è quindi profumo aromatico, olio di subachi e peonia. Proviamo, lo provo qua. Lo sono buttata dappertutto. Adesso aspetto. Quindi è il terzo che ha consigliato Rita, vi dico di già che mi piace. Quindi il primo è l'unico che non è male, ma non è nelle mie corde. Questo non so perché mi ricorda qualcosina.
Ristopo un attimo per vedere se Rita ricordava qualche profumo. Per quanto riguarda questo, ha ragione Rita che rimane, si sentono gli agrumi anche i nasi meno esperti come il mio. Non è male come profumo. Per ora, quello che mi piace più di tutti è questo. Adesso procedo con l'ultimo che sono riuscita a reperire, consigliato da Rita, che lei sostiene appunto che ricordi REM, e vedo di vaporizzarlo qua. Ragione, io questo profumo non l'ho mai utilizzato e l'ho sentito però in profumeria. Allora, quando ero alla ricerca di profumi e appunto andavo in profumeria da usarli un po' tutti, mi avevano fatto sentire anche questo perché avevo chiesto alla ragazza di farmi sentire un profumo diverso proprio da quelli che io normalmente ero abituata ad utilizzare, perché bene o male avevano qualcosa sempre in comune e mi avevano fatto sentire questo. Allora, è completamente diverso da tutti i profumi che normalmente vado a scegliere. Non mi fa impazzire. Appena l'ho spruzzato, proprio zero. Infatti, mi ha ricordato il profumo che avevo sentito. Col passare dei secondi, perché non è passato tantissimo, lo sento già diverso. Momentaneamente non è forse tra quelli che ho spruzzato e quello che a me piace di meno. Procedo nel farvi vedere quelli che invece sono riuscita a reperire io. Uno è questo. Ed è tè verde matcha. Io lo spruzzo adesso nel tappo perché c'è un mix di profumi e comunque sono forti. Allora, quello che assomiglia a REM mi sta piacendo di più adesso che sta un po' svanendo. Sto spruzzando questo. Non è male. Ovviamente un conto è nel tappo, un conto nella pelle, perché spruzzato nella pelle di ognuno di noi ha una durata completamente diversa, è un risultato anch'esso diverso, dipende dall'acidità della pelle, dal pH, io non lo so. Non è male questo. Io ribadisco, sono diventata molto molto difficile nella scelta dei profumi e ormai è da 3 anni che non riesco a trovare un profumo che mi soddisfi appieno, perché fino a qualche anno fa io usavo Alien, prima iniziato con com'è che si chiamava l'altro, sempre di Terry Mugler, Angel. Ho iniziato con Angel, che mi piace tuttora, come Alien mi piace tuttora, però non sono quei profumi come in un tempo io mi identificavo in quel profumo mi rappresentava e non lo cambiavo, potevo prendere imitazioni, potevo, insomma, l'importante è che lo ricordassero, però da lì non uscivo. Adesso andiamo a provare il secondo scelto da me, che è questo. Pack nero e verde, sandalo del cashmere e vetiver. Questo qua, sempre nel tappo perché sto impazzendo da tutti questi profumi. Questo mi piace. Allora, poi alla fine, quello che penso mi possa piacere un po' di più, vedo di spruzzarmelo in un'altra parte del corpo.
Non è male. E quindi questo è il secondo preso così, mi sono fatta tirare dal pack senz'altro. Il terzo, Giglio Blu del Nilo, non so perché, penso che questo mi possa piacere. Confido molto in questi due. Forse soprattutto nell'ultimo. Non riesco ad aprirlo. Direi proprio di no. No, molte volte il pack esterno ci attira tantissimo e poi, per carità, quello che invece sembra più anonimo, come profumo poi è il migliore. No. No, non sono male, ma non lo userei come profumo, cioè lo userei senz'altro come profumo ambiente, come ripeto, nei cassetti, neanche nei cassetti, perché togliermi la biancheria intima che sa di un profumo che non mi piace, no. Già sentendolo da qui mi stavo sentendo male. Perdonate, non vi ho fatto vedere. Fior di loto, profumo aromatico. Allora, ne approfitto di questo video per chiedere a qualcuna di voi se mi può consigliare un profumo. Magari me lo scriva qua sotto nei commenti. Allora, quelli che vendono in profumeria io li ho già sentiti tutti. Perché è inutile dire, a meno che non sia nato da poco, li ho sentiti già tutti. Quelli, per esempio, di Michael Kors, che ne ha fatto una miriade, mi piacciono, sono buoni, però non ce n'è uno in particolare. Poi io cerco il rapporto qualità-prezzo. Ripeto, io mi faccio il bagno nel profumo e quindi vorrei individuare un profumo che mi piace, ma individuare anche un profumo che io possa o reperire come dupe, quindi o da equivalenza, insomma, le altre case che producono profumi che appunto ricordano profumi che vendono in profumeria. Mi è caduta una quantità di profumo allucinante. No, allora, guardate, io posso dirvi che questi due in assoluto sono quelli che non riesco proprio a sentire. Non lo so perché ci sono dei profumi, non so se capita anche a voi, che mi danno una sensazione sgradevole e questi due lo sono, non lo so perché, non so che cosa, no, questi due o li farò sentire a mia figlia, dubito perché ha un po' i gusti simili ai miei, glieli farò sentire, eventualmente li do a lei, oppure a una mia amica che magari lei guarda i miei video. Marianna, mi sto riferendo a te, li farò sentire a te. Se ti piaceranno, te li cederò volentieri. Ci sono poche profumazioni che a me non piacciono proprio come impatto e non riesco, ecco, non riuscirei neanche a metterlo nel fiore inviato nella busta. No, no, sono proprio, soprattutto quest'ultimo, dove io riponevo molta fiducia, ma per carità. E quindi, se qualcuna di voi conoscesse o un'altra fragranza di Tesori d'Oriente da consigliarmi, ripeto, voglio cercare di reperire quella che tu, Rita, hai consigliato, cioè mi hai consigliato, hai fatto vedere, mi hai fatto venire voglia che quello talcato, mi sembra che abbia il pack tutto argento. E niente, sono sempre alla ricerca di un profumo che mi faccia innamorare come in passato mi hanno fatto innamorare soprattutto Alien e l'altro Angel. Ti
Tirando le somme, adesso li riandrò a sentire, mi sono piaciuti i primi. E quello che sento qua, se non ricordo male, è il terzo, questo qui. Io, dovendo sceglierne uno, vi dico questo. Questo è proprio quello che vi direi, questo lo uso proprio con tranquillità. Quest'altro, secondo me, quello che sento nella mano, perché se non mi ricordo, mi sembra il primo di averlo spruzzato qui, il secondo qua, il secondo l'ho spruzzato qua, no, qua, lo riconosco ed è questo, e il terzo mi sembra di averlo spruzzato qua, sì, perché il quarto, questo qui, che non riesco proprio a sentire, l'ho spruzzato nella mano qua adesso e lo riconosco. Non so se mi ricordi anche il profumo, quello di come si Zelig Voltaire. Mi ricordo che una volta ho truccato questa signora della mia età, che aveva un profumo molto simile. Io non riuscivo neppure a truccarla, era fortissimo e sgradevolissimo, e da allora io associo questo tipo di profumazione a lei. È un qualcosa che i profumi, ripeto, bene o male mi piacciono tutti, ma questo zero, proprio zero. E niente, quelli che mi sono piaciuti di più, non mi voglio dilungare. Questo, quindi grazie Rita per avermi fatto, diciamo, trovare questo profumo. Devo riguardare il tuo video per vedere quale tra quelli che io non ho trovato ricordava Alien, non Alien, perdonatemi, ricordava Angel, perché comunque sia Angel, continuo ad utilizzarlo e mi piace. E adesso voglio rivaporizzare questo qua, che secondo me è quello che ho appunto nella mano, perché questo non mi dispiace. Vediamo anche il primo, se vogliamo, è un profumo che non mi dispiace. Come al solito ne è uscita una quantità enorme. Lo lascio un attimino vaporizzare. Comunque, di quelli dove ho preso spunto da te, dei quattro, l'unico che non cederò volentieri è questo qua. Purtroppo non riesco proprio a sentirlo, ma peggiore in assoluto questo. Questo proprio è un profumo che forse preferirei veramente uscire di casa senza profumo piuttosto che mettermi questo. Non ce la posso fare. Sì, riconfermo. Questo non è male. È uno di quei profumi che appena spruzzi ti piace, è bello ma non balla. Poi col passare del tempo è un profumo che riprendi in considerazione. Quindi questo promosso, questo promosso. Quindi se io vi devo consigliare come Rita ha consigliato, io vi consiglio questi tre. E in ordine li consiglio così. Per quanto riguarda invece le scelte mie, sorvoliamo. Ovviamente, li avessi annusati lì, ci fosse stato un tester, allora vi avrei detto, non li acquisto neppure. Ma fidandomi, cioè non potendoli sentire e prendendoli così, ho voluto scegliere. C'era una scelta veramente vastissima. Mi stupisce di non aver trovato gli altri che aveva consigliato lei. Questo, diciamo, mi lascia un po'. Non è male. Questo non so perché mi ricorda, mia zia aveva una profumeria e non so perché mi ricorda la linea Atkinson, non so se si chiamava così, mi ricorda quei profumi lì, che per carità,
È un profumo anche questo che utilizzo, quindi questo posso utilizzarlo tranquillamente. Anche questo, pur non essendo dei profumi che mi hanno colpito in maniera particolare, li utilizzerò senz'altro. Gli unici due, anche questo non mi dice un granché, ma lo utilizzo. Senz'altro questi ultimi tre che vi ho fatto vedere li utilizzerò come profumo ambiente oppure anche qua in negozio da me oppure nei pacchi. Però io questi due no, questi due proprio sono lontani anni luce da me. Niente. Allora, sono comunque contenta perché ho speso, ripeto, 2,50 euro per ognuno, ne ho presi 8, quindi una ventina di euro, voglio dire, sono arrivata sì a una ventina di euro, una cosa del genere, quindi neanche il costo di un profumo, perché da equivalenza mi sembra che il 100 ml venga 23,50. Qua stiamo parlando di 100 ml che sembra più piccolino per come è fatta la bottiglietta, però sinceramente 100 ml sono parecchi. 4 euro prezzo d'origine, pagato 2,50. Quindi niente, io ringrazio comunque Rita per avermi dato spunto e quindi provare comunque delle profumazioni senza spendere un capitale. E vi dico che sono persistenti perché li ho spruzzati. Adesso ho veramente il naso, dovrei prendermi il caffè come te lo fanno usare in certi negozi per cercare di togliere un po' di profumi, perché qua dentro c'è un profumo allucinante. Per fortuna sono riuscita a coprire quei due profumi. E niente, ringrazio chi di voi eventualmente mi vuole consigliare qua sotto nei commenti qualche altra profumazione, ancor meglio se me la trovate economica. E intanto, ripeto, per le creme ho trovato quel sistema. Siccome, come vi avevo già detto in diversi video, a me piace utilizzare un po' tutta la linea di un determinato profumo, ma riesco a risolvere con profumo e crema. La crema prendo una crema senza odore, in questo momento ho un boccione di crema a mani che avevo acquistato per mio figlio, a lui non è piaciuta, non butto via niente, non ha odore, quindi quando finisco le creme per il viso oppure in pilottini nuovi, metto la crema a corpo e poi aggiungo la fragranza. Poi metto l'etichetta e mi faccio quindi le mie creme corpo. Per esempio di Creed, che da uomo ovviamente non fanno la crema corpo, o perlomeno non la fanno, non so se lo facciano in profumeria, ma ripeto, non ho intenzione di spendere quei soldi. E niente, mi sono fatta la crema corpo Creed con il profumo. Il migliore comunque in assoluto per l'imitazione di Creed rimane quello di Equivalenza. Niente, io vi ringrazio per chi mi avesse seguito fino alla fine e niente, ci vediamo presto, sempre se Dio vuole, ad un prossimo video. Dimenticavo, non vi ho fatto vedere il mio outfit di oggi, quindi mi sposto, vi faccio vedere l'outfit e vi saluto veramente. Ecco qua il mio outfit di oggi. Ho questa magliettina della nuova collezione, se non ricordo male, di H&M. Me l'ha regalata mio figlio. Dovrei aver portato il tagliando, semmai quando poi mi risiedo vi dico se trovo il tagliando e vi dico il costo. Ho preso, se non ricordo male, una 46 perché volevo un qualcosa di comodo. È inutile dirvi il motivo per il quale l'abbiamo scelta. Manica, a sbuffo, i colori sono i miei colori, soprattutto questo colore qui arancio. E i pantaloni sono i miei pantaloni soliti, che normalmente tendo a mettere con qualcosa di lungo e oggi l'ho messo con questa maglia corta perché non mi stringe.
Le scarpe sono delle scarpe di prima donna acquistate fine 2019, sono in pelle. Io amo le scarpe comunque affusolate, a punta, è comoda anche come scarpa. Ho la borsa di un Uozime Bag, non so se uscirà prima o dopo questo video. Presumo che uscirà prima l'Uozime Bag, vi sto tartassando di Uozime Bag, però a me piacciono, spero che piacciono anche a voi e non vi annoino. Poi, per quanto riguarda gli accessori, c'è solo una new entry, un bracciale di raspini, ve lo faccio vedere quando mi siedo perché non riesco a farvelo vedere. E niente, cambio inquadratura, non ho altro di nuovo, non ho sinceramente altro, quindi cambio inquadratura così vi saluto. Allora, vi stavo dicendo del bracciale, ve lo faccio vedere lo stacco e così ve lo faccio vedere. Mi viene un po' da ridere. Daniela, se stai guardando questo video, è arrivato Toddo. È una storia molto lunga. Comunque, il bracciale è di raspini con la chiusura, quella a moschettone, ha il cuore e ha le rondelle. Queste rondelle si possono aggiungere in questo lato, no, ma in questo lato mi è stato detto che si possono aggiungere e chi me l'ha regalato le ha aggiunte. Mi è stato regalato in anticipo per il mio onomastico. L'ho fatto vedere al contrario, perdonatemi, anche perché la faccia di Toddo, Toddo è un soprannome che abbiamo dato, cioè che ho dato io. A questo orsacchiotto che non ha un viso bellissimo, ma ringrazio chi me l'ha regalato perché mi piace e poi mi ricorda Daniela, dai. E niente, la cosa che mi è piaciuta tanto è che sono state messe delle rondelle senza nessun criterio, ma sommandole danno un numero, se non ricordo male, il totale di questi numeri dà poi 11 di queste rondelle sommate da 11. 11 è un numero che a me porta fortuna, mi piace tantissimo. L'avete visto che ce l'ho anche nell'agenda Moleskine, anche lì l'ho preso come un segno. E niente, sono molto legata a quel numero e manco farlo apposta, dovrebbero essere 29. Non è stato scelto un numero da chi me l'ha regalato particolare, però ne sono capitate 29 e 9 più 2 fa 11. Niente, spero che si capisca. Lo fanno anche in altre misurazioni, c'è cioè in altre grandezze, c'è anche XXL che è meraviglioso, l'ho visto da te, Daniela. E niente, quindi Toddo è arrivato in casa. Niente, io veramente vi saluto. Il video termina qui, mi dispiace ogni volta che arrivo alla fine, vi saluto, sembro una matta. E poi ritorno, mi sono dimenticata l'outfit, mi sono dimenticata di farvi vedere il braccialetto, però i miei video sono così, prendetemi un po' come sono, non sono perfetta e niente, senz'altro sono una persona positiva, una persona allegra, molto piagnona, ma molto allegra. Quindi quello che io spero di portare nel mio canale è spensieratezza, frivolezza. Perché in un mondo pieno, soprattutto in quest'ultimo anno, di problemi, se non troviamo la gioia anche in acquisti piccoli, tipo questi,
non essere frivoli e pensare solo ad acquistare, perché io per prima ho deciso di ponderare gli acquisti. Però sono delle piccole cose che in una giornata veramente problematica, e io tra virgolette mi ritengo fortunata perché comunque un lavoro momentaneamente ce l'ho. Dico momentaneamente perché come si stanno evolvendo le cose può cambiare per tutti da un momento all'altro, non bisogna mai dare niente per scontato. Però questi acquisti, queste sono piccole gioie, insomma, molte volte ci si accontenta veramente di poco. E niente. Spero comunque di far passare con i miei video almeno un 15 minuti veramente di spensieratezza. Sì, non sono perfetti i miei video, sono un po' un macello, sono logorroica e magari dico la stessa cosa più volte, però se riesco a strapparmi un piccolo sorriso, io mi ritengo mi appaga, quello mi appaga. I vostri commenti strappano anche a me dei sorrisi e mi fanno sempre piacere. Comunque, trovatemi un profumo, consigliatemelo, visto che, cioè, se non riesco proprio a provarlo, quindi a provare il tester, consigliatemi un profumo economico, perché mi dà fastidio veramente comprare un profumo da 60, 70 e oltre euro per poi lasciarlo lì, perché se non mi piace non riesco proprio a utilizzarlo. Però niente, chi ha suggerimenti li accetto. Ciao Rita, spero che tu veda questo mio video e noi ci vediamo realmente, sempre se Dio vuole, ad un prossimo video. Ciao a tutte.